Ciao a tutti, sono Amo gli italiani, benvenuti alle ultime notizie di oggi. Sono giorni caldi per Francesco Totti e Ilaria Blasi, dopo il libro della conduttrice, l'ex capitano della Roma potrebbe parlare in TV, e da un palco famoso. Non abbiamo ancora finito di sapere com'è andata la fine della storia d'amore della nostra Royal Family, che fu tra i comunicati stampa per annunciare la separazione, docufilm, interviste, frecciatine via social, dibattiti in tribunale, Francesco Totti e Ilaria Blasi fanno ancora parlare di sé, e tanto. In vista dell'uscita del libro della conduttrice romana, Che stupida, in cui proverà ancora una volta a raccontare la sua versione dei fatti, il 30 gennaio, anche l'ex marito potrebbe parlare, ma direttamente dalla televisione. Secondo quanto riferito da TV Blog, che di indiscrezioni nel mondo dello spettacolo ne ha parecchie, l'iconico numero 10 della Roma potrebbe essere uno degli ospiti di Amadeus nella 74esima edizione del Festival di Sanremo. Niente di confermato al momento, ma qualcosa gira nell'aria, anche perché, in una puntata di novembre di Viva Radio 2 di Rosario Fiorello, era stato proprio il siciliano a lanciare una bomba in questo senso. Certo, il palco dell'Ariston potrebbe non essere l'occasione propizia per spiegare come sono andate le cose dal suo punto di vista, ma potrebbe essere un'eventualità non così remota. Totti a Sanremo per la seconda volta? Alla kermesse canora, Totti aveva già partecipato nel 2017, quando il padrone di casa era Carlo Conti. Per lui, quindi, nella città dei fiori da invitato illustre sarebbe la seconda volta. Anche se dovesse andarci, poi, da comune mortale avrebbe l'occasione di rispondere agli scoop che l'ex moglie ha messo nel libro. Francesca Barra, giornalista che presenterà il volume di Blasi edito da Mondadori per la prima volta a Milano, alla vita in diretta di Alberto Matano, ha infatti spiegato che nelle 228 pagine per il momento posso dire che c'è una bomba dentro. Sì, una bomba. Una bomba di cui non sapremo nulla fino a quando non compreremo il libro e a cui, appunto, l'ex capitano giallorosso potrebbe rispondere direttamente dagli ambienti vicino al Festival di Sanremo. In attesa che questo accada, la conduttrice ha voluto creare ancora più hype intorno a quella che potrebbe essere la sua creatura e non quella di un ghostwriter. Sono stati 12 mesi orribili, ma anche intensi, in cui ho scoperto me stessa, le mie risorse. Sono sopravvissuta, ma non solo, sono ancora in piedi, ha detto. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me. Arrivederci, al prossimo video.